c'è stata una partita molto combattuta, un punto, sei soddisfatto? I set molto strani, perché? Perché loro in battuta sono devastanti, quando ci prendono soprattutto Leon e Plotnitsky con serie di battute è veramente difficile, quindi questi set che all'inizio sono riusciti ad entrare in serie per noi sono stati impossibili. Gli altri due invece quando li abbiamo cambiato la prima, il secondo giro dopo la prima battuta siamo riusciti a fare cambio palla, abbiamo giocato alla pari e sono contento soprattutto della reazione nostra nel terzo set. Vincevamo 5 punti avanti, loro ci hanno beccati, alla fine 23 pari, è stato molto importante di vincere i set e di guadagnarsi un punto per la classifica, quindi da questo punto di vista sì, molto contento. E la classifica è interessante adesso? Ma a giocare playoff per quinto posto contro Perugia e Modena è strano, è un campionato che sin dall'inizio e fino alla fine si è confermato come un campionato molto molto equilibrato e queste partite sono difficili per tutti perché la delusione di Perugia, di Modena ma anche la nostra dopo 2-0 nella serie con Civitanova è tanta, quindi qua si vede anche la morale di una persona, di una squadra, di una società, quindi noi ci teniamo tanto a vincere tutti i set che possiamo vincere. Ecco, l'hai detto anche prima in televisione, quando ti hanno chiesto se l'obiettivo è la challenge, tu hai risposto il nostro obiettivo è set, set per set. Sì, questa è una questione di mentalità. Noi vogliamo creare questa mentalità nella nostra società. Noi non possiamo fare i calcoli e non voglio farli mai nella vita. L'anno scorso, l'ultima partita di regular season, due società hanno fatto i calcoli e per questo noi siamo rimasti a lottare per la salvezza all'ultimo punto. Noi quest'anno non li abbiamo fatti con Latina e per questo Milano adesso è in finale scudetto. Perché noi abbiamo giocato a vincere ogni set che possiamo e faremo anche per il futuro così. E martedì c'è Monza. Monza che ha vinto 3-0 contro Padova. Ma Monza è una squadra forte con tanti giocatori. Sarà una partita veramente difficile per noi. Dobbiamo essere molto ma molto bravi e molto lucidi. Dove avremo bisogno anche di tanto pubblico, prima hai commentato anche il rumore, no? Per i nostri giocatori è impossibile di giocare, questo è un altro fattore molto importante, perché qua non è il pubblico ma sono gli amplificatori, i giocatori non sentono la palla e la sensazione e la percezione della palla è completamente diversa, questo lo possono fare i giocatori esperti a giocare senza sensibilità del pallone, i nostri purtroppo no, al di là che la comunicazione è pessima eccetera, ma questo è meno peggio, più difficile per loro è la sensazione a giocare non sentendo niente, è come sordi e questo li danneggia tanto. Senti, la chiudiamo con un siparietto perché ti abbiamo visto a un certo punto del set parlare con Anastasi che era andato a prendere un pallone e gli hai detto la ricezione lì non era buona. No, gli ho detto difendi una palla due volte, gli ho detto ha provato due volte, gli ho detto difendi una palla, però siamo amici per questo. Grazie coach. Grazie a voi.